Bentornati a tutti sul mio canale, io sono Majin Boops, altro showcase, terzo showcase per Great Saiyaman 1 e 2, tra parentesi, assist questa volta, finalmente li giochiamo in quello che teoricamente è il loro team di riferimento principale, quello per cui nascono, ovvero il movie. Quindi, non perdiamo altro tempo, vi chiedo solo gentilmente un like di supporto prima di cominciare e se siete nuovi del canale e siete interessati ad altri contenuti di questo genere, premete sul tasto iscriviti, non ve ne perderete mai. Manco mezzo e non ve ne pentirete soprattutto. E in caso contrario siete sempre in tempo a togliere l'iscrizione. Detto ciò, raga, sigla. Eccoci qua col nostro team movie, devo ammettere bello stellato sotto alcuni punti di vista, tipo questo punto di vista. E non scherza nemmeno questo punto di vista. Comunque sia, il team penso non abbia bisogno assolutamente di ulteriori presentazioni. È un team movie classico, molto classico, dove è stato aggiunto semplicemente Great Saiyaman 1/2. Quindi, questi sono gli equipaggiamenti. Non perdiamo altro tempo, andiamo diretti in PvP. Via. Partiamo contro un Vegeta Family. Ok, partenza con Vegeta Viola. In effetti sono stato abbastanza stupido a partire con il verde. Va bene. Ok, è come non fargli danno, ma comunque farmiamoci il Rising Rush. Ok, mi ha bloccato in tempo, bravo. Va bene, finalmente l'abbiamo preso. Attacchiamolo. E stalliamo, non ci abbiamo altro. Ok, ha avuto la meglio lui qua. Va bene, buttiamo Gohan per distruggere una sfera del drago e essere sicuri che non ci spari un Rising Rush. Perfetto. Ah, riflessi tardivi. Bene, facciamo così e switchiamo subito. Nice. Ok. Proviamo così. Perfetto! Vegeta archiviato. Ottimo. Rushiamo. Proviamo di special move, vediamo. Spero non sia predictabile. Bene, 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 bene. Ok, sfondato anche quest'altro Vegeta, resta solo Trunks ed è pane per Great Saiyaman. A meno che non si pigli un Rising Rush in faccia, cosa che è parecchio probabile. Ok, Clash. Si è bloccato praticamente, ma abbiamo avuto la meglio. Ottimo. Ok, puppiamoci questa e spariamola pure. Ok, non capisco se si sia fermato per resa o se semplicemente non abbia dato l'input in tempo. Vediamo se shottano. Dai, dai, che ce la potete fare, raga. Io credo in voi. È da tre showcase che vi spingo. Bravi, bravi, che non deludete. Tabbate pure. Prossimo match. Team Hybrid con Guan Zenkai 6. Goten e Trunks Evo. Bello fresco, bello nuovo. Dai, mi tiri i sassi e io li schivo. Nice. Ok, è stato bravo, è stato decisamente bravo dentro Bojack. Prima di subito. Bravo che non hai droppato.
La stiamo. Ok, nice. Prolunghiamo la combo. E dentro Grissaia, man. Sta dovrebbe fare abbastanza male. Degnamente, dai. Nice. Dai, poppiamo questa. Spariamocela pure. Ok. Niente switch. Ah, eccoti qua. Proviamo a rusharlo. Wow, qualche strike in mano? Dai, dai. Deve passare questo Rising. Bene. Bene, 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 bene. E c'è comunque un certo Guan Zenkai 6 lì, nelle retrovie, che ci guarda male. Però, intanto, Trunks è andato. Ok, ho paura. No. Perfetto. Addio Grissaia, man. Qua qualcuno doveva pigliarsela sta cosa. È toccato a te. Preso. Buono. Bastiamo. Perfetto. Ok. Bravo, 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 Gatteso. Ok, dentro Bojack, fermati subito. Blastiamo, vediamo se ha recuperato il Vanish o no. No, non l'ha recuperato. All'ultima sfera del mio Rising Rush. Dove sta? No! Ok. Uff. Pensavo avesse droppato. Con il finale di trasformazione. Va bene, comunque è meglio su un Bojack moribondo che su Broly. Abbiamo ancora qualche minima chance di farcela. Vediamo. Vediamo, vediamo se Broly ci risolve la situazione. No, non ce la risolve. Sta crittando Goten, fermati. Ok, non ridere. Sì, baby. Dimmi che bastano questi tap. Ti odio. E devo fare questo per riuscire a uccidere questo Gohan. Non... è una cosa indecente. Che fatica, raga, che fatica. Cioè, sì, ok, potete usare i personaggi blu, ma è come se non facessero danno su un Gohan rosso. È come se non facessero il minimo danno. Prossimo match. Penso di aver capito il pattern. Per ogni 3 Team Future c'è un Team Hybrid. O una cosa del genere, comunque. Va bene, cacata a parte. Concentriamoci. Basta, bro. Blastino. Ok, si è pescato una special move. Nice. Ma che belli danni di Bojack, raga. Ma che belli danni di Bojack.
Ok. Va bene, ti locco comunque con me. Che mi fai? Ok. Guarda qua, quanto sono infame! Proviamo così. Raga, usando un team di 2 anni fa bisogna usare un po' di trucchetti infimi. Bisogna farlo. Davo il pugnozzo! Muori, Rosé. 3 milioni e 8, nai su. Ok. Raga, Bojack comunque ha buone stelle. E ancora un carro armato. Idem Gohan. Vai. Combiamo. Noi siamo anche un po' Great Saiyaman. Non sarebbe una brutta cosa. Ok, dai, facciamolo. Va bene, fa male anche a te, Vegeta. Fa decisamente male anche a te, Vegeta. Sì. Ok, addio alla mia special. Ok, la incassiamo. E non può più far nulla. Resta un Cell ultra buff. Nice, che l'abbiamo preso. Che bei danni, raga. Stanno mano a mano calando. Ah, ok, non... erano i buff di Bojack, tipo. Ottimo, ottimo, ottimo. Match bello combattuto. E il team ha reso bene. Devo dire che sia Bojack che Gohan sono ancora due gran bei personaggi nonostante il tempo. Prossimo match. Ultimo match, siamo contro un Vegeta Family. Ok. Partenza con Tacos. Danni, danni, danni in arrivo. Switchiamo su Great Saiyaman. Ok, ci tanchiamo l'ultimo colpo, penso. Scherzavo. Da dove si è preso il ki per farne anche quella? In ogni caso tu ti prendi queste ora. Ok, ok, ok. Va bene, c'ho una special in mano. Wow. Dentro Tarless subito. Special. Ok, combo infinite. Ehi, combo infinite. Ci piacciono. Ok, preso. Coppiamo questa. Va bene, va bene, va bene. Facciamo fuori Vegeta Viola. E attiviamo il personaggio. E perdiamo anche le sfere. Devo ricordarmi di sti Tacos. Ok, Tarless attivato e andato. Infamous. Ottimo, ottimo, ottimo. Strike su strike. Recuperiamo anche gli HP con questa. Mamma mia, raga, sto Goku verde fa paura. Soprattutto con un support dietro. Ok.
No, questa se la piglia Great Saiyaman. Se la piglia viene sfondato, poverino. Un'altra, basta, basta. Questa non comba. Mamma mia che fatica, raga, dai, ci facciamo ancora un match. Ultimo match, per davvero non potevamo che essere contro un Team Future. Fabien, partenza con Vegeta Viola e lo mettiamo in combo, ottimo. Vai, tiriamogli le carte finché non switcha. A quanto pare non vuole switchare. Però sei sicuro? Ok, bravo. Ah, droppato alla seconda. Furbo. Mamma mia, Vegeta mi ha fatto fuori metà HP di Bojack in un colpo. Stay chill. No. Bravo, bella mossa. Pensavi di droppare per Bojack, eh? Bojack, cosa stai combinando? Va bene, Vegeta ci sta. Perdiamo il Rising Rush, no problem. Nice. Great Saiyaman. Vediamo cosa fate anche voi. Si prendono un Rising Rush in faccia, ecco cosa fanno. Boh, strike. Dai, tre blast, potrei averla azzeccata? No, ovviamente. Va bene, dai, facciamo che è più uno showcase del Team Move in generale. Più che loro. Io comunque devo smetterla di, tipo, fare il buono, non usare i Rising Rush, non usare le ultimate quando potrei. Oh. Dai, lo prendiamo, sì. No. Ti dico, fermati. Ok, bene. Poi Super Bojack. Rasha, butta rosé, sì. Andiamo di verde. Ottimo. Alla fine è il personaggio più vecchio che svolta il match. È il buon Bojack. Ok. No. È fragilissimo, raga, purtroppo, eh. Ok. No. Raga, che fatica. Ogni singolo match con questo team è una fatica allucinante. Andiamo un attimo a parlare. Team Movie ottobre 2K20. Come siamo messi? Non troppo bene. Come immaginavo dall'analisi, da quando ho visto il personaggio, da quando ho visto il kit, l'ho provato ancora nel team female. Raga, Great Seven è un buon support, lo ripeterò fino alla nausea, ma non era quello che serviva al Team Movie per risollevarsi dalla melma. Perché attualmente quel team è proprio messo nella melma più totale. I personaggi buoni paradossalmente sono ancora Bojack e Gohan trasformabile, usciti un anno e mezzo fa, no dai, un anno fa, in questo esatto momento all'incirca, uscivano l'anno scorso. E dopodiché abbiamo Goku Verde, sì, lui è un gran bel personaggio, decisamente sì. Poi abbiamo Tarles, che è strano, è stranissimo, raga, come PG, perché
prima della Ultimate, praticamente fa danni negativi, prende miliardi di danni. Dopo la Ultimate diventa un personaggio utilizzabile, però già il team è messo male. Non potete darmi un PG che è uscito di recente, tra l'altro, che deve attivarsi per poter essere giocato. No, non ci siamo. Tarless, lo dico a malincuore, Tarless non ci siamo. E come ultimo personaggio abbiamo Brolai di colore blu, che purtroppo non fa un granché neanche lui attualmente. Deve setupparsi, deve continuare a entrare e uscire dal campo un tot di volte, per 4 volte, prima di avere dei buff completi di danno su se stesso. E prima di questi buff di danno, sui personaggi rossi normali, sì, fa il suo. Ma tipo su un Guanzenkai 6-7, anche una volta che ha finito l'abilità della main ability di togliersi lo svantaggio colore, raga, è come un personaggio di colore neutro per Brolai. E non ci siamo neanche con lui, quindi. Per fare un bel recappone finale, Team Movie, non ci siamo. Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, io vi mando un bacione a tutti. E ci vediamo nel prossimo video.